In questa lezione affronteremo gli aspetti ornamentali che può avere il giardino d'inverno. La struttura del giardino in questa stagione è ancora più importante che in ogni altra stagione perché l'ossatura diventa visibile e l'occhio non è distratto da piante che ingannano la visione, quindi un vero test per il progetto. È perciò fondamentale, quando si progetta un giardino, immaginare come apparirà in inverno. Ci sono tante suggestioni da scoprire, tanti colori, delle bacche, dei rami, delle cortecce, delle foglie dorate che la luce invernale rende più luminose, di alcuni fiori e tanti profumi più isolati e quindi apprezzabili. Buona visione. In questa immagine vediamo alcuni accostamenti che ho fotografato nel giardino invernale del dottor Cammarano. Vediamo amamelis e cornus dai rami colorati. Un'altra immagine sempre nel medesimo giardino dove si vedono delle sarcococche, delle skimmie della varietà Kew Green e cornus dai rami gialli. Cominciamo ora a vedere alcune fioriture e profumi. Nell'immagine vedete il calicanto invernale, Chimonanthus praecox, il nome botanico. È un arbusto grande o un piccolo albero tra i più profumati, con fiori giallo-rossi che compaiono sui rami nudi da dicembre a febbraio. Un altro arbusto profumato, Daphne odora. È un piccolo arbusto molto grazioso, sempre verde, con fiorellini a seconda della specie varietà da bianco a porpora, spesso con bacche che sono velenose, da febbraio ad aprile. Qui vediamo Gevorzia crisanta della varietà Red Dragon. È un arbusto caducifoglia di origine cinese con una spettacolare fioritura da gennaio a inizio primavera su rami nudi di colore giallo-bianco-crema o arancio, come nella immagine, molto profumati. Ecco un altro arbusto molto interessante, Amamelis intermedia. È un arbusto grande che fiorisce con tonalità arancio, rosse o gialle, a seconda della varietà, sui rami ancora spogli tra febbraio e marzo. Nella foto vediamo la varietà Diane. È interessante poi che in autunno le foglie si colorano grosso modo dello stesso colore dei fiori che avranno in inverno. Ecco un altro Amamelis, è sempre una Amamelis intermedia della varietà pallida con fiori gialli. Tra i piccoli arbusti, molto interessanti sono le sarcococche, sono arbusti sempreverdi con foglie allungate, verde scuro, fiorellini bianchi profumati o sfumati di rosa e sono seguiti da bacche rosse, come nella specie ruscifoglia che si vede nell'immagine, oscure. Sono da piantare in grandi macchie vicino alla casa o lungo un vialetto. Un grande arbusto interessante è il Viburnum vodnatense, che ha una fioritura profumata bianco-rosata su rami nudi verso gennaio-marzo. Un piccolo rampicante molto interessante è la Clematis cirrosa balearica. È una delle poche clematidi sempreverde con foglioline molto belle, simili alle felci, e fiori a campanella bianco-avorio profumati. Tra i grandi arbusti è interessante anche il falso melo del Giappone, Kenomeles japonica, che di nuovo su rami nudi produce dei fiori, spesso rossi oppure in una varietà anche bianchi. Qui vediamo Corylopsis pauciflora, di nuovo un grande arbusto dai bei fiori giallo primula alla fine dell'inverno che compaiono sui rami senza foglie. Per finire con questa piccola carrellata di fioriture, naturalmente un posto di primo piano è rivestito dagli ellebori. Nell'immagine vediamo una macchia di ellebori, sia Niger che Orientalis, in un giardino a Ispra. Nell'immagine un elleborus ibrido della serie macolata Picoté.
E ora passiamo ai rami colorati. Il colore nel giardino invernale è costituito in prevalenza dai rami dei cornus. Le tonalità a nostra disposizione sono davvero tante e si ottiene una scenografia molto interessante accostando tra loro diverse colorazioni oppure inserendo nella composizione le stupende fioriture di Amamelis che abbiamo visto prima. Nella foto è Cornus alba Baton Rouge. Nell'immagine un altro cornus, Cornus alba Weston Bird. Ancora un altro cornus, questa volta un giallo acido ed è Cornus sanguinea Green Light. E questo invece è un salice, Salix alba vitellina, che ha dei rami molto interessanti. Tra le rose spicca per queste spine rosso intenso, molto decorative, la rosa sericea pteracantha. Ci sono poi molte cortecce dalle colorazioni, dalle tessiture interessanti che rendono intriganti alcuni alberi seppure spogli, betulle, aceri, eucalipti, prunus. Nella foto Betula utilis Jacquemonti, che è una delle varietà più belle come colorazione argentata dei tronchi. Qui vediamo un Prunus machi che ha un'altra corteccia un po' color bronzo rossastra, molto interessante. Un altro Prunus serrula. Un piccolo albero che ha una forma, una struttura molto interessante dei rami, contorti, come dice il nome, è Corylus avellana contorta, un nocciolo contorto, appunto. Infine, il mondo delle bacche che molti arbusti ci regalano. Nella foto vediamo Melanchier canadensis. La callicarpa ci regala delle inconsuete bacche dal colore violetto. Nell'immagine vediamo Cotoneaster lacteus, è uno dei cotoneastri molto grandi, dalle bacche più belle e generose. Il Crategus monogina, oltre alla spettacolare fioritura primaverile, ci regala delle bellissime bacche nel periodo invernale. Ci sono poi Melida fiore, che oltre alla spettacolare fioritura primaverile, producono piccoli frutti molto amati dagli uccelli. Vi farò vedere due esempi, nella foto Malus evereste. In questa immagine invece un altro melodafiore, Malus Golden Hornet, che ha il pregio di mantenere a lungo, durante tutto il periodo invernale, le piccole mele sui rami. Un'altra pianta molto amata dagli uccelli, con delle bellissime bacche, è Sorbus aucuparia. Nell'immagine Poncirus trifogliata. Si tratta di un agrume rustico, quindi che resiste anche alle basse temperature invernali, molto spinoso, con frutti vellutati di valore ornamentale. È particolarmente adatto per costruire delle siepi che possano evitare l'intrusione. Per finire, vediamo i cinorrodi, cioè le bacche prodotte dalle rose, che oltre a essere indiscusse protagoniste del giardino primaverile, possono diventare un elemento suggestivo anche a fine stagione, nel periodo autunnale e invernale, se sappiamo scegliere le specie e varietà più adatte per la produzione dei cinorrodi, che sono falsi frutti che si formano nel ricettacolo delle piante. C'è solo l'imbarazzo della scelta quanto a forme, colori, persistenza delle bacche. L'unico accorgimento è quello di non potare le rose non rifiorenti e di lasciare intoccate le fioriture successive alla prima, abbondante, nelle piante rifiorenti. Nella foto vediamo una Rosa chinensis minima. Un'altra rosa arbustiva che produce tantissime bacche è la rosa ballerina, che è un ibrido di rosa moscata, è un cespuglio dai piccoli fiori semplici rosa chiaro in grandi mazzetti che si susseguono in prolungate fioriture e sono seguiti da una profusione di piccole bacche rosse. Siamo arrivati all'ultima immagine di questa breve rassegna delle particolarità ornamentali del giardino nel periodo invernale. Nell'immagine Rosa Kathleen, ibrido di nuovo di rosa moscata,
che presenta una fioritura molto simile alla ballerina di colore crema rosato e tantissimi frutti tondeggianti di colore scuro. Se avete interesse ad approfondire le tematiche delle piante e dei giardini, vi consiglio di accedere al mio blog all'indirizzo www.giardininviaggio.it.